Il verde urbano è parte integrante del nostro patrimonio e va gestito e protetto. A sostenerlo Lega Ambiente, Fare Verde, vittoria delle finestre rotte e Movimento 5 Stelle che stamani in Via Milano hanno tenuto un sit-in di protesta contro l'atto di delinquenza che ha portato al taglio dei due alberi presenti all'incrocio con Via 20 settembre. Un momento di partecipazione per condannare il gesto e per dire che ci sono cittadini che si oppongono all'inciviltà e all'illegalità diffusa che vuole distruggere e imbruttire la città. Qua siamo un gruppo di cittadini eh, al di là delle le etichette delle associazioni ambientaliste vogliamo dimostrare che esiste un'altra città, un'altra un città che vuole lottare, vuole rispettare, vuole il rispetto per l'ambiente e per il verde pubblico. Questo atto è stato un atto scellerato che al di là dell'ambientalismo è un atto di illegalità e di delinquenza, perché tagliare gli alberi è vietato per legge, soprattutto quando sono di grandi dimensioni e sono pubblici. Già lo diceva il regolamento edilizio del nostro piano regolatore, lo dice... La normativa nazionale lo dice anche la Carta del Verde che è stata siglata tre anni fa dal Comune di Vittoria. Cosa chiedete a questo punto al Comune? Ma noi chiediamo, cose, mm, noi chiediamo prima di tutto la legalità, chiediamo che venga. Eh, che, che vengono fatti dei controlli e che si sanzioni eh, contro atti di questo genere. Poi vi chiediamo che vengano ripiantati degli alberi in questi posti per dimostrare che eh, non, eh, la gente non è libera di fare quello che vuole con, eh, le cose, con il bene pubblico, con i beni pubblici. E poi chiediamo che vengano applicate le norme nazionali e locali sul verde pubblico. Avete già sporto denuncia? Stiamo purtroppo cercando di sporgere denuncia, ma in questi giorni non c'è sta stata la possibilità. quello fare. Sì.